Sicilia dalle 9 in poi, noi siamo in diretta nel frattempo, più si sale verso il nord più si cena presto. E ah, ma io non ho problemi. Ho capitato di fare un paio di dirette con gente che alle 9 mi arrivava stremata perché hanno la cena alle 7:30, che per me siano un altro caffè, un altro spuntino. E invece no, tu sei più tranquilla da questa ora sento metallico, com'è sta storia? Io non lo so, se siamo in diretta, forse è successo qualcosa con lo streaming dati? Sì, non riesco bene a capire che è successo, ma forse sì, è il streaming dati, comunque va bene, non importa, ce la posso fare. Io non sono, perché credo che sia tutto uguale a prima. Sì, no, io sento proprio la voce metallica invece di sentire la voce normale. Scusami, stacco un secondo la cuffia e la rimetto. Perché... Vai. Allora, intanto io dico a tutti quanti che siamo in diretta, siamo partiti. Sono con Anna Puglia, che adesso finalmente vi sente bene. Io ho abbassato anche un po' il microfono, forse ti tornava troppo forte. Oggi parliamo delle fiabe e nel particolare parliamo del lato oscuro delle fiabe, che è una cosa che mi sono scordato di levare l'audio, bello della diretta, scusate. Le fiabe, volevo dire, non sono come noi le conosciamo, ovvero della Disney, belle ed edulcorate, ma in realtà sono molto più orrorifiche e grottesche nella realtà dei fatti. E esatto. Da qui possiamo cominciare subito a parlare di questo libro e del percorso che l'ha portato a nascere, cioè da dove si è partiti, con quale idea si è partiti per fare questo libro, Il lato oscuro delle fiabe? Allora, Villains nasce perché io ho sempre avuto l'idea che certi cattivi delle fiabe, certi villains delle fiabe, avessero tutto sommato abbastanza ragione nel loro comportamento. Non erano completamente colpevoli, nel senso che alla fine, non tutti, per carità, qualcuno era un po' malvagetto di suo, però in buona parte, se uno va a analizzare come mai si sono comportati come si sono comportati, insomma, tutti i torti non ce li avevano. E questa è stata la mia base. Però poi dopo ho visto che questo argomento andava per la maggiore anche nei film della Disney, i vari Cruella, i vari Maleficent, eccetera, eccetera, ma erano tutti falsati. Perché Maleficent sostanzialmente rende Malefica buona. E Cruella rende Crudelia meno cattiva del vero cattivo del film, e via dicendo. Mi sono detta, ma perché se anche nella fiaba il cattivo vero ha le sue ragioni bisogna inventarsi una storia alternativa? Proviamo a ragionare un secondo su questo argomento, cerchiamo anche di, non dico dare ragione a questi cattivi, ma quantomeno provare a empatizzare un secondo per vedere se effettivamente magari almeno gli possiamo volere un po' di bene. Questa è stata l'idea, diciamo, da cui è partita. Avete affrontato alcune storie, adesso Sì. le andremo a vedere, nel senso avete deciso di approfondire alcuni personaggi o sono racconti che si ispirano ai personaggi? No, allora, sono proprio fiabe, è proprio basato sull'intreccio vero della fiaba, però non tutte le fiabe parlano esattamente dell'intreccio della fiaba, perché qualcuno è un prequel e qualcuno è un sequel. E questa è la complicazione, diciamo, però in realtà gli autori hanno avuto il diktat di lavorare sulla fiaba dal punto di vista filologico, cioè non di falsare le vicende. La vicenda non è stata falsata di una virgola. Ma la fiaba originale o le fiabe edulcorate dalla Disney? No, le fiabe. Allora, nella maggior parte dei casi la fiaba originale. C'è qualcuno che ha preso la fiaba Disney, ma sempre con quello spirito lì, diciamo. Quindi in realtà, in ogni caso, non andando a falsare completamente, diciamo, magari sull'estetica e la fisicità qualcuno si è un po' ispirato alla fiaba Disney, però nella maggior parte dei casi c'è stato un lavoro filologico. Per esempio, la Cenerentola si basa sulla Cenerentola di Basile. E il lavoro che è stato fatto sulla Bella e la Bestia è addirittura un lavoro filologico sulle tre versioni della fiaba della originale, quindi insomma, no, sulla fiaba originale, diciamo. Sì, no, anche perché mi sono informato, cioè addirittura La Bella e la Bestia è una fiaba che risale a 4.000 anni fa.
ci sono fiabe antichissime, veramente, che affondano. Cenerentola è ancora è la fiaba più antica che abbiamo in assoluto, ha origini, ci sono tracce sia nell'antico Egitto che in Cina. Quindi veramente sono le fiabe, sono e a livello di probabilmente affonda le sue radici nello sciamanesimo, quindi si parla comunque di... la fiaba non è il racconto per bambini, la fiaba nasce per gli adulti, anche nel 600 è un racconto, quando già inizia a essere strutturato come racconto, è un, comunque, e non più tanto come leggenda, è comunque una cosa riferita agli adulti, diventa un lavoro per una cosa per bambini nell'800 con il romanticismo. Però anche i Grimm non si riferivano ai bambini, erano filologi, erano due filologi i Grimm, quindi non si sta comunque parlando di, diciamo andando sempre più avanti è diventato sempre più un prodotto per bambini, ma poi in realtà, se non altro non per i bambini di oggi, ecco. Ah, no, sicuramente i bambini di oggi apprezzerebbero più le favole antiche, le fiabe con i morti e gli scotennamenti vari. Sarebbe felice, in effetti. E invece allora, parlando del libro, tu ti sei occupato di un racconto in particolare, il titolo è molto divertente, che è Strega al forno con patate. Sì, è Hansel e Gretel. È un prequel o un sequel? Allora, io assurdamente, perché chi conosce la fiaba sa come va a finire, ho scritto un sequel. Ok. E ho scritto, però... come io voglio precisare, io sono una editor, non sono un'autrice. Questo è proprio è stato un gioco, io mi ci sono divertita molto, ma come vedi è anche molto molto breve, sono veramente, io credo fossero 4 cartelli o qualcosa del genere. Ed è appunto, è un sequel che è ispirato sia, e mi piace parlarne con te che sei napoletano, sia alla fiaba di Hansel e Gretel, diciamo è un crossover tra le fiabe di Hansel e Gretel e quella parte di fiabe che io ho sempre trovato divertentissime, delle leggende in realtà, quelle napoletane con protagonisti Gesù e San Pietro. Ah, ok. Che è quelle divertentissime in cui ci sono, insomma, che poi alla fine vengono, confluiscono anche nelle raccolte delle fiabe, però in realtà, insomma, non lo so, erano quasi... giochi divertenti, ecco. Sì, sì, e infatti sì. Il coprotagonista del mio racconto è insieme alla strega è San Pietro. Ah, è un San Pietro che parla in napoletano. Ah, ma a saperlo. È molto carino. E gli altri invece hanno affrontato la tematica in maniera differente, ognuno ha fatto un po' come gli pareva, suppongo. Allora sì, sempre con questa attenzione filologica alla radice della fiaba, quindi non falsando niente, ma c'è chi ha scritto, c'è chi ha ricalcato la fiaba, c'è chi ha, vedendola però dal punto di vista del cattivo, c'è chi invece ha scritto un prequel e quindi ha spiegato le ragioni che hanno portato poi il cattivo ad agire come ha agito, c'è anche la prima fiaba che è Biancaneve, c'è chi ne ha fatto una trasposizione in chiave moderna. C'è chi ha giocato sull'ironia, c'è chi ha giocato invece su un sistema enfatizzante, diciamo, quindi sono stati diversi approcci, tutti devo dire poi dopo molto efficaci secondo me. Ok, perfetto. Stavi dicendo prima, tu principalmente sei un editor e so che hai anche curato l'edizione del libro. Sì. Come è capitato? Cioè ti è arrivata prima scusami, la richiesta di fare l'edizione del libro o prima la richiesta del racconto e poi hai anche svolto il ruolo di editor? Per la verità nessuna delle due cose, perché questo fa parte dei miei, di quelli che i miei amici autori conoscono come i miei progetti folli, cioè mi viene l'idea, scrivo il progetto, contatto gli autori. Contatto gli autori perché spesso e volentieri sono anche amici oltre che autori che io apprezzo tantissimo e li coinvolgo in questa disavventura forse questa avventura e poi lì diciamo e poi dopo sì, mentre loro scrivono io cerco l'editore e poi dopo quando mi arrivano i racconti ne faccio la cura, quindi magari li aiuto se magari sono andati un po' fuori tema eccetera eccetera,
e poi lì faccio un editing del racconto e poi appunto decido l'ordine con cui vengono inseriti all'interno della raccolta e poi via dicendo, scrivo l'introduzione, in questo caso anche una postfazione in cui c'è un saggio insieme a Alessio Brugnoli e poi basta. E poi lo smollo all'editore che fa l'impaginazione che io proprio non sono capace. No. E questo è stato un caso di quello, quindi hai messo insieme le persone e poi dopo si è cercato l'editore che fosse interessato all'opera. Sì. Che poi tra parentesi ho visto la Watson ha fatto anche un bel lavoro, nel senso ho visto alcune foto che hai postato anche tu alla Fiera del Libro, cos'era? E avevano creato un bello spazio, un bell'angolo dedicato a questa raccolta di racconti, molto carino. Sì, è uscito. Sono stati veramente molto scenografici e molto bravi, perché l'hanno fatto uscire per il salone e per il salone è andato esaurito al secondo giorno terzo giorno del salone. Quindi, è andato molto bene. E c'erano un po' tutti gli autori a rotazione a fare il firmacopie o... No, in realtà ci siamo stati tutti insieme il sabato e mentre facevamo il firmacopie sono esaurite le copie. Bello. È stato anche molto bello, sì. Bello, sì, una cosa molto bella. Daniele ci faceva notare che oggi è anche il compleanno di Pinocchio. Auguri Pinocchio, che purtroppo non è entrato dentro la raccolta, perché effettivamente trovare il cattivo in Pinocchio è veramente difficile, perché il cattivo di Pinocchio è Pinocchio. È bello. Cioè, volendo i cattivi potrebbero essere tutti i comprimari cattivi, tutti quelli che lo spingono a fare cose cattive, ma è lui che si comporta male, quindi Pinocchio era veramente difficile da affrontare. Vero cattivo è la fata Turchino. Il grillo parlante. Così. Il grillo parlante. Cicciamo il grillo. Davvero. Senti, invece il tuo lavoro come editor, adesso facciamo vedere pure la tua pagina, che dopo, per chi sta guardando adesso, vedrà la tua pagina personale, però la vado poi a modificare perché me l'hai detta dopo, che è questa qui, che è la Giusta Libri. Esatto. Arrivare queste tutte le notifiche, che è la tua pagina come editor. Bello questo disegno, infatti prima non l'avevo notato, è molto carino, mi piace. Sì, è stata una cosa fortuita, devo dire, non è stato fatto appositamente, ma è molto bello. E quindi, però prima o poi il logo, che invece purtroppo non è depositato perché è un po' schifoso, me lo rifarà l'autore di tutte le illustrazioni di Villains, che è anche mio compare di cervello, condivisione di cervello, mio migliore amico da quando eravamo ragazzini, Giovanni Simioni, che ha appunto curato tutte le illustrazioni di Villains, che sono queste che vedete. Che sono queste qui, che sono dei dettagli, però. Sì, sono dei dettagli, non è l'illustrazione completa. Questo è il lupo del bosco, questo. Questo è il lupo di Cappuccetto. Ok. Vabbè, comunque, riguardate la pagina, ci sono un bel po' di belle illustrazioni fatte tutte quante, diciamo, stile matita, chiaroscuro. Poi sicuramente sono fatte al computer. Mentre tu invece, ti stavo chiedendo... Diciamo, di mestiere principalmente ti occupi di aggiustare libri come scrittore. Esatto. Come io faccio proprio la idea? Allora, io vengo fuori dall'editoria scientifica, nel senso che mi occupavo di testi di latino medievale, che divertimento, yeah! E poi piano piano sono andata anche per questioni... Io sono appassionata di steampunk, ho iniziato a frequentare l'ambiente dello steampunk, e l'ambiente dello steampunk è pieno, è proprio gravido di ottimi autori con cui ho avuto la fortuna di avere a che fare e da lì già avevo cominciato a fare editing di testi di narrativa da un po', però ho iniziato a indirizzarmi soprattutto in quell'ambito lì, per poi dopo andare a sostanzialmente specializzarmi nel fantastico, anche se non mi occupo solo di questo, altrimenti purtroppo non si arriva a fine mese. Ma principalmente... Che io credo che la produzione sia enorme di fantasy, di fantascienza... La produzione è enorme, ma gli autori che decidono di affidarsi a un editor freelance sono quelli che ritengono che non vogliono passare, vogliono magari avere accesso avvantaggiato per una casa editrice, oppure fanno self-publishing.
perché altrimenti giustamente le case editrici hanno un loro editor in teoria, magari non tutte ma la maggior parte, e quindi chiaramente passano attraverso quella strada lì, oppure magari se la giocano e fanno uscire il libro senza editing, che è una cosa che si può fare, non è vietata alla legge, però ecco, diciamo che si rischia di perdere un po' la, diciamo, di non arrivare al 100% con il proprio libro, ecco, questa è la mia idea. I settori dove attualmente sei più che altro attiva quali sono? Allora, io di solito principalmente la fantascienza è il mio ambito precipuo, e adoro e vorrei lavorare, potessi fare quello che voglio nella vita, lavorerei quasi solo col weird e con il gotico, però con quello proprio non si campa, perché pochissimi autori in Italia si occupano di questi argomenti qui, e quindi sono, come dire, effettivamente sì. Sì, è settoriale. Sì, è di nicchia inevitabilmente, sì. Diventa un po' particolare fare solo quello, soprattutto in Italia, che poi si legge quasi sempre, più o meno purtroppo, sempre le stesse cose. Quindi è difficile, bisogna andare più sul mainstream. Invece per lo steampunk, ti piace solo leggerlo o frequenti, se anche tu una sorta di cosplay che c'hai tutti quei vestiti... L'ho fatto. Tanti anni fa l'ho fatto, finché avevamo soltanto un cane che era appassionatissimo di fiere. Lui si divertiva tantissimo, si diverte ancora quando lo porto tantissimo in queste convention, più gente c'è meglio è, gli metti la pettorina con due rotelle addosso, tutti lo fotografano, lui è felice. Poi però quando abbiamo adottato anche l'altro cane, che non era tanto social, diciamo, è stato più difficile portarli, allora pian piano abbiamo smesso anche noi. Ah, ecco, quindi avete smesso. Sì, è stato, purtroppo è stata, insomma, questo è stato l'iter. E poi vabbè, effettivamente è anche una cosa che è molto divertente da fare, però è anche un po' impegnativa, io non ho veramente tempo di fare anche questo. Sì. Anche perché negli ultimi anni stanno fiorendo fiere su fiere, sì, infatti. Se uno volesse farle tutte o comunque seguirne un po' tutte, ce ne sono quasi due al mese, quindi è impensabile farle tutte. Assolutamente impensabile. C'è da fare sicuramente una selezione. Ma poi c'è da dire che effettivamente era grossa parte del divertimento era incontrare gli amici, amici che poi dopo basta incontrarli anche senza l'evento, diciamo, si vedono lo stesso, e quindi insomma poi diciamo è risolta la cosa. Beh certo, sicuramente. Senti, progetti futuri dopo questo sforzo lavorativo? Allora, io attualmente ho in canna un altro progetto folle, che questa volta include ancora più autori, sempre tra gli amici, e includendo dentro amici nuovi e anche qualche amico di amico, di cui però non posso parlare perché ancora non ho l'ok dell'editore, quindi scusate, ma posso dirvi che è fantascienza, proprio fantascienza. Ok, va bene. E anche questa sarà una raccolta di racconti. Adesso inviate tutti i vostri racconti a Anna sul canale, questo qui ve lo faccio rivedere. La giusta libera, adesso ti soddisferanno di racconti. Mandate. In realtà posso fare una piccola pubblicità, se volete giocare con i racconti. Io suggerisco sempre di andare a partecipare ai contest che si chiama di Minuti Contati. Minuti Contati è uno dei contest migliori che ci sia per creare, per imparare anche un po' di scrittura. Quindi, e tanti dei miei autori, tantissimi degli autori che partecipano alle mie raccolte fanno parte di Minuti Contati. Ah, ok. Perché è proprio una specie di scuola di scrittura gratuita e molto divertente. Faccio vedere. Dovrebbe essere questa, se ho aperto la pagina giusta. Penso di sì. La pagina giusta? Penso, sì, MC, sì, è questo. Ah, ok. Sì, è lui. Ok, perfetto. Quindi se vi può interessare, leggi, racconti, scopri, è questa qui. Eccola qua. Soprattutto scrivi nell'arena, che è la del contest, poi alla fine. Lì uno prova. C'è un tema, poi dopo lì c'è tutta la spiegazione, insomma, di come funziona Minuti Contati, che è un bel gioco, ecco. Bello, magari ci mando anche io qualcosa. Sì, vale la pena. Sono tanti generi differenti.
molto interessante. Allora, questo progetto è il progetto, diciamo, che farai dopo l'estate, giusto? Adesso... Sì, in realtà è a mezza strada, nel senso, cioè, dipende quando l'editore decide se sì o no, se devo cercarne un altro. Ah, ok. Vabbè, certo, però... Sì, diciamo, è in corso d'opera, nel senso, ma adesso siamo al 7 luglio, poi dopo c'è agosto. Sì, no, sicuramente no, ad agosto non se ne parla e poi non posso chiedere agli autori di scrivermi ad agosto perché poi giustamente mi mandano le mine in casa. E eviterei, e quindi tutto sommato ma si scriverà verso l'autunno, poi se tutto, poi ci sarà un grosso lavoro che devo farci anch'io, quindi i tempi non sono mai brevi. Poi io non amo correre, quindi le mie raccolte iniziano, ci vogliono un po' di annetti perché escano poi alla fine. Non sono mai rapida. Questa quanto tempo ha messo questa qui? Questa tanto, perché questa ha avuto una gestazione molto lunga, nel senso che Villains è nata, mi è nata l'idea in una circostanza molto specifica. Io ero in ospedale, purtroppo, e mi è venuta mentre ero lì a annoiarmi in ospedale nel 2017. Poi, diciamo, pian piano, ci sono state diverse vicissitudini, quindi, diciamo, durante il 2018 ho elaborato e anche modificato l'idea, e poi la parte operativa è partita proprio durante il primo lockdown, quindi era marzo del 2020. Poi è arrivata in mano all'editore lo scorso autunno, quindi diciamo un anno e mezzo dalla... perché c'è stata la raccolta dei racconti, l'editing, e poi dopo appunto durante il contatto con l'editore, poi dopo la curatela, insomma non sono lavori tanto brevi. No, sì, immagino. Capisco che possa essere un percorso lungo, solamente dalla fase di accettazione alla stampa e tutto quanto, credo che già lì saltino i primi 3-4 mesi, almeno. Sì, poi è diverso, una raccolta dei racconti è completamente diversa come tempistiche da un romanzo. I romanzi hanno comunque dei tempi abbastanza lunghi, però non hanno una serie di fasi. Nel senso che intanto quando fai con le raccolte dei racconti fai devi comunque fare un editing diverso per ogni singolo autore, non è una linea continua, ma è un singhiozzo, diciamo. Quindi si registri diversi. Questo è anche il motivo per cui alla fine io tendo a lavorare, non dico sempre con le stesse persone perché non è vero, però tendenzialmente con persone che già conosco quando faccio questi lavori qui, perché faccio proprio meno fatica a a rapportarmici, perché spesso sono persone con cui ho già lavorato per degli editing di romanzi. Quindi siccome bisogna creare, poi con l'editor deve creare un rapporto con l'autore, allora se già il rapporto c'è, tutto più semplice. Certo, indubbiamente, sì, ti capisco. A volte me ne rendo conto pure io, a volte sul lavoro, che scrivi una mail a una persona che non ti capisce e capisce fischi per fiaschi. E allora dici, aspetta, sono io che non so scrivere, però poi magari ti rendi conto che un po' i caratteri, un po'... allora a volte ti rendi conto che alcuni devi scrivere in un modo, ad altri devi scrivere in un altro modo. Esatto. Quello dipende se dici una cosa in un modo, e quindi devi cercare sempre di trovare l'equilibrio per portare il lavoro a casa, e quindi il libro è libero. Esatto. Senti, cambiando relativamente discorso, con uno, due, tre consigli o uno, due, tre motivi che tu, secondo te, diciamo, per quelli che non sono per l'editing, che gli vorresti dire fatelo, ecco, ho detto una chiave, mi è uscita malissimo. No, ma è chiarissimo secondo me, nel senso io non voglio... Come dire, credo che sia un discorso di maturazione del concetto del manoscritto. Allora, intanto c'è una cosa che io voglio dire a tutti: anche se non fate l'editing, fate comunque, prima di far uscire un libro, fatelo leggere a qualcun altro, perché banalmente se avete fatto un errore, ma proprio un errore anche macroscopico, avete fatto tornare in vita un personaggio, lo potete leggere 30 volte il vostro romanzo, ma l'errore non lo vedete più. Io per prima, nella prima raccolta di racconti che ho curato, ho fatto uscire un racconto con un errore mio. Perché non li vedi, perché gli errori tuoi non li vedi, è più impossibile. E non è un discorso di essere bravi o non bravi, è proprio un discorso, il fatto che il nostro cervello funziona in maniera da bypassare tutto quello che ritiene scontato, e quindi non si vedono certe cose, non si vedono più. Quindi in ogni caso almeno un beta reader è fondamentale.
L'editor è sostanzialmente la versione super professionista di un beta reader, che poi però è anche capace di risolvere i problemi che individua. Quindi è chiaro che è una marcia in più per un romanziere. Chiaro anche che se uno vuole pubblicare con una casa editrice, si suppone che la casa editrice abbia un editor dentro il proprio staff e di conseguenza uno fa il lavoro di magari un beta reader gli serve comunque, però poi dopo può mandare il romanzo anche con eventuali piccoli errori da risistemare, perché appunto ci penserà l'editor della CE. Se invece volete partecipare a un concorso, soprattutto se volete partecipare a un concorso o se volete fare successo, diciamo, che il vostro romanzo sia molto più facilmente leggibile, molto più anche probabile che si venga letto dalla casa editrice, diciamo, perché comunque all'interno della selezione, e le selezioni le fanno gli editor, cioè le selezioni dei manoscritti all'interno delle CE le fanno in larga parte gli editor, quindi comunque sia lo vedono, se c'è troppo da lavorarci su te lo rimandano indietro. Questo purtroppo è la verità, e non sto parlando di bozze, sto parlando proprio di cali di tensione nella narrazione, oppure di personaggi poco focalizzati, oppure di stile per esempio estremamente ampolloso o cose del genere, che sono tutte cose che si sistemano, perché diciamo che i romanzi non sono tutti sistemabili, ma l'80% sì, in alcuni casi vanno riscritti, però si possono sistemare. Certo, se avete scritto un libro, come dire, identico a un'altra cosa, certo, non c'è molto da fare. Però, insomma, in realtà in questo momento sto leggendo un romanzo che è una fotocopia di un romanzo famoso, ed è un romanzo famoso anche quello, cioè sono due romanzi famosi, e questo è uscito, è un autore statunitense, quindi non è che sia il primo a un tradotto o un autore famoso, e questo romanzo è veramente la fotocopia di un altro romanzo famoso, quindi ci sto rimanendo anche un po' sconvolta, nel senso che dico, ma poteva fargli causa veramente? Non erano accorti forse? Ma no, io credo che l'abbia semplicemente pubblicato la stessa casa editrice, quindi abbia cercato di replicare il successo, come dire. Beh, ci sono autori che pur rimanendo nella stessa, diciamo, genere e serie fanno dei libri che sono quasi identici. Sì. È una cosa molto americana, cioè ingarrano la serie, centrano il personaggio, poi gli fanno fare quasi sempre la stessa cosa. Tu leggi un libro, due libri, al terzo dici, beh, bello mio. Cosa, no? Un minimo di evoluzione del personaggio. E tanto però vendono questi personaggi, sì, personalizzati, perché per 13, 14, 16 libri non cambia mai nulla. Sembrano quasi quelli delle film interminabili, tipo... CSI, 857esima puntata, esatto, non cambia nulla, però vabbè, loro fanno i numeri, quindi forse hanno ragione loro. Diciamo che secondo me il pubblico americano richiede cose estremamente diverse rispetto al pubblico italiano, quindi in realtà spesso e volentieri noi abbiamo dei romanzi tradotti che sì, ci vengono propinati e noi li mangiamo, come dire, però non appartengono alla nostra sensibilità, quindi alla fine non è così scontato che un libro americano poi dopo sia efficace qui e rovescio, diciamo. Sì, tu hai mai lavorato con l'estero? Ti è mai capitato? No, io non ho mai lavorato con l'estero, anche perché essendo un editor che ha una specialità, cioè sono molto focalizzata sull'editing stilistico, farei molta fatica a lavorare con l'estero. Ho lavorato con qualche autore che poi è stato tradotto, quello sì, però io poi ero già uscita di scena, diciamo. Non hai fatto i libri medievali tradotti in altre lingue? No, ecco, io potrei fare forse qualche editing in latino se mi ricordassi ancora qualcosa, ma temo che ormai la mia testa non sia più quella di una volta, quindi non penso di essere in grado, onestamente. Il latino al giorno d'oggi, io non credo che ci sarebbero molti in grado di seguirlo. No, e non, forse non ne vale neanche troppo la pena, nel senso che ci sono, soprattutto nel Medioevo latino, sono principalmente testi di scientifici, insomma di medicina, di filosofia, non è narrativa, quindi non ne vale forse neanche troppo la pena. Va bene.
Senti, allora, io prima di passare alle domande ti volevo chiedere un altro paio di cose che sono relative al mondo del libro, per esempio, vediamo un attimo, scusa, eccolo qua, l'ordine, tu hai detto che l'hai scelto tu, l'ordine dei vari, diciamo, storie come sono state ordinate, ma sì. Il motivo per il quale hai scelto quest'ordine? Allora, guarda, apro la mia copia così te lo dico in maniera un pochino più efficace e non ti dico una cosa per un'altra. Allora, intanto c'è una scelta oggettiva e lo suggerisco a tutti. I tre racconti che vanno scelti sono il primo, il secondo e l'ultimo. Quelli sono i primi che vanno presi. E il primo è sempre un racconto lungo. Ok. Cioè non per forza il più lungo. No, fa parte della categoria racconti lunghi. Cioè se avete dei racconti di 4, 5, 10 cartelle, dei racconti di 25, 30 cartelle, nella categoria di quelle 25, 30 cartelle andrete a scegliere il primo, sempre. Ok. E spesso anche l'ultimo, a meno che l'ultimo non sia particolarmente incisivo, perché il finale deve essere un finale col botto. Immaginatevi un film che parte lento e poi non ingrana neanche subito dopo la primissima parte e ha un finale fiacco. È un film che è studiato male. La raccolta dei racconti è come se, dovete immaginare come se fosse un film, cioè deve avere un inizio super interessante, così voi non li mollate questi racconti. Andate avanti a appassionarvi sempre di più per poi avere un finale col botto. Questo è l'iter. Quando la raccolta è lunga, come questo caso qui, anche il racconto di mezzo è quello che tiene, diciamo, su la tensione narrativa. Io ho tutti i racconti che sono qui dentro, a me piacciono molto, però alcuni sono brevi e allora intervallare. Lungo, breve, lungo, breve, lungo, breve. E laddove avete fatto un intervallo di questo genere, anche se non è lungo, breve, anche se avete fatto lungo, breve, lungo, va bene, però insomma cercare di non andare su un ritmo, di metterci un esatto. Ritmo. E un altro elemento importante in questo senso è il tono, perché se c'è un racconto molto pesante, emotivamente molto pesante, metterci dopo un racconto ironico aiuta tanto. Ah, ok. Perché mi viene in mente, ci sono alcuni racconti, ci sono due racconti, tre forse addirittura, no, direi addirittura quattro, cioè, che si susseguono, che sono emotivamente impegnativi, e alla fine avevano bisogno di averne uno che invece fosse estremamente ironico, e così è andata, perché appunto questo mio cugino di Alessio Brugnoli, per esempio, è un racconto divertentissimo. Un altro racconto divertentissimo è Eliria, scusate, io non dovrei avere preferenze tra i miei bambini, ma Eliria forse è il più divertente di tutti. Ed è La Sirenetta. Sì, è La Sirenetta, l'ha scritto Eugene Fitzherbert ed è davvero, davvero, davvero divertentissimo. Quindi serve questo ritmo intervallato, diciamo. Serio ridere. Ok, infatti te lo chiedevo per questo, perché comunque sono storie tra di loro differenti, anche se la tematica è quella, quindi mi incuriosiva capire quale fosse la logica dell'ordine, chi prima e chi dopo, e quindi sì, hai ragione, giustamente bisogna dare un po' una curva, un movimento, okay, per non annoiare le persone. Ok, perfetto. Vuoi aggiungere qualcosa? Sennò io passerei alle domande. Volevo soltanto ringraziare un'altra volta Giovanni Simioni per le splendide illustrazioni e poi, insomma, tipo. Grazie Giovanni, facci il logo. Scusate, non la vedo, ecco qua. È un po' più a destra. Oh, si è messa storta, scusatemi, un po' più a destra, un po' più a destra. Più quindi no, di qua. Per me. Sì, ok, perfetto, si vede. Ecco. Ok. E ovviamente Giovanni, ricordati il logo. Non ci dimentichiamo della cosa importante, Giovanni, adesso. Detto ciò, io voglio solo ricordare un'ultima volta che il libro lo trovate sulla casa editrice Watson, 18 euro, una quindicina, una ventina di racconti, quanti sono? 1, 2, 3? 18.
18 racconti, quindi un euro a racconto non è nulla, mi viene da dire. Al peso noi facciamo. Esatto. Un euro a racconto, e sono anche lunghi alcuni. Sì, insomma, il libro non è piccolino alla fine, c'è un bel numero di pagine. Eh sì, 18 racconti deve essere un bel tomo, anche da leggere durante l'estate, secondo me è una cosa molto Sono bella. 293 cartelle? No, di più. Sì, comunque all'incirca... Mi fai la sofisticata, stiamo parlando di pagine... No, di... cartelle, scusami, pagine, 293 pagine. No, scusami, sono proprio che sono rimasta in settaggio professionale, scusate. Va benissimo. Il libro ovviamente si può comprare ovunque, io consiglio sempre di comprarlo sul sito della casa editrice. Sì, concordo. Cerchiamo di aiutarci tutti quanti, perché magari alcuni non lo sanno, però non conosco le dinamiche di una raccolta di racconti, però comunque le percentuali delle vendite dirette dalle case editrici solitamente sono un po' maggiori rispetto a quando si compra su tipo Amazon, perché ovviamente quelli fanno sconti, sconti quantità, sconti su sconti, che poi vanno a ricadere su tutti quanti, quindi quando vi piace un libro, se lo comprate dal sito della casa editrice, tanto loro ve lo spediscono tale e quale come fanno altri, è sempre meglio. Sì, magari uno non risparmia quei 2-3 euro, però se ti piace leggere, non credo che siano quei 2-3 euro risparmiati che cambiano la vita a qualcuno. Mentre invece ci guardiamo un attimo di nuovo la tua pagina su Facebook, dove puoi essere contattata, sto dicendo una cretinata? Sì, sono contattabilissima anche tramite il messo, ma come vi pare, mi sembra di aver messo anche la mail. Sì. Ecco, e quindi io rispondo ovunque, anche su Messenger, quindi non c'è problema, se volete. Ovviamente, se vi va di farvi seguire per l'editing del vostro libro, sappiate che è una cosa che ha un costo. Io ci tengo a dirlo, perché hai visto mai che, io suppongo che anche a te ti capita spesso, mi dai un'idea, mi dai un consiglio. Io per lavoro ho un'agenzia di comunicazione e marketing, e io faccio consulenze. Ogni volta che vado da un cliente, la prima cosa è: ma tu che ne pensi? Che si chiama consulenza, devi pagare. Non è il mio mestiere. Cioè, tu vai dal commercialista, vero che poi comunque qualche consiglio si regala sempre. Ma non mi puoi per dire, come... Non mi puoi dire come risolvo il mio problema. Il mio lavoro. Cioè, poi dopo, se vuoi, ti faccio anche la parte tecnica. Ma l'idea di come risolvere il problema è la cosa più importante. Infatti sì. E so che anche nel caso dell'editoria spesso capita chi dice: te lo leggi e mi dici che te ne pare, che se poi magari ti fa... capita, voglia se capita, che per carità, va bene, ma magari non chiedetelo a me, che io devo fare di mestiere, quindi non è il caso. Vabbè, perché... magari mi leggo due cartelle, tre pagine, mi faccio un'idea, e manco, perché se mi arrivano 100 richieste sulle... È quella pagine. Poi la cosa, alla fine non riesco neanche a farlo, perché non c'ho proprio il tempo. Sì, diciamo che il discorso un amico, una persona che si conosce, si può pure fare. Qualcuno che già si sta intrattenendo della chiacchierata si può pure fare, ma se non ti conosco, non so che scrivi, non so come scrivi, che stai scrivendo, diventa una cosa professionale. Comunque, se vi va, potete potete contattarla attraverso questa pagina Giusta Libri, che è l'unica, giusto? Non hai altri social? Vedo che c'hai un... No, io sono in questa cosa sono vecchia dentro, quindi no. Sono veramente imbranata, quindi abbiate pazienza tanta, ma non ho altri social. Vabbè, e sono anche Facebook, va benissimo, c'è tantissima gente che lo usa, quindi sì. Ma poi io lavoro soprattutto col passaparola, quindi in realtà anche lì la maggior parte. Ok, allora noi abbiamo virtualmente finito la parte relativa al libro. Faccio la trasformazione per passare alle domande. Levo l'audio e cambiamo impostazione. Nascondi questo. Avevo fatto uno dark, ma mi sono scordato di caricarlo. Quindi ti becchi questo. Ok, passiamo alla sessione delle domande. Io prima le spezzavo, mentre adesso facciamo tutto un'unica soluzione. Sto cambiando un po' il format. Vediamo un po' come smuovere le acque. Quindi sto facendo la doppia diretta Facebook-YouTube, piuttosto che farla prima da una parte e poi caricata dall'altra.
Partiamo con le domande. Nome? Anna. Mestiere? Editor. Ultimo libro scritto? Villains. Questo. Genere? Eccolo lì. Weird horror? Ok, no, lo devi sapere tu, non me lo devi chiedere. È una raccolta di, è una raccolta di fiabe, però diciamo declinata in versione weird horror, okay. Quindi... Ok, hai risposto alla domanda di dopo, che era la trama in breve. La trama in breve è una raccolta di fiabe. È la raccolta, una raccolta di fiabe tradizionale raccontata dal punto di vista del cattivo. Oh, perfetto. A chi consiglieresti questo libro? Agli adulti, e l'ho preciso perché questo libro è in vendita come 9 anni in più, ma io sinceramente non lo darei in mano a un bambino di 9 anni. Io non ho figli, quindi magari i bambini di 9 anni sono più scafati di quanto io pensi, però gli adulti credo che sia il target adulto a cui piace. Io credo che se uno ama la famiglia Addams ama anche Villains. Ecco. Dai, dai, diciamo più 14, dai, non diciamo più 14, più sì, 14, sì. Pure i ragazzi un po' più cresciutelli. Sì, 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 basta che non siamo bambini, Sì, sì. Quanto spesso vai al cinema? Se vai al cinema. Vado, vedo molti film, tantissimi, vado molto poco al cinema. Ok. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Un giorno di ordinaria follia? Il genere musicale che meglio descrive la tua vita? Punk, decisamente. Che si ricollega allo steampunk. Sì, più che altro è questo spirito di continua corsa, come dire, veloce e semidistruttiva che mi caratterizza l'esistenza. L'ultimo concerto a cui sei stata? Green Day, il mese scorso. Ah, dove sono stati? A Firenze. Casa mia, sono venuti appositamente. Com'è stato? Bellissimo, concerto spettacolare, devo dire, non mi aspettavo che riuscissero a... Sì, sì, così poi, così. Beh, sei ripreso il cantante? Sì, beh, lui è, come dire, probabilmente si è fatto aiutare da qualche sostanza, ma era bello vivo, diciamo. Io l'ho visto qualche tempo fa, ma parliamo di pre-Covid, ed era un po', diciamo così, appannato in tutto. Sì. Si sarà un po' ripulito, mettiamo così. Sì, è possibile che il Covid l'abbia, come dire, l'abbia ripulito un po'. Sì, sì. Allora, canticchi sotto la doccia? Sì, sempre. Cosa? Tendenzialmente i Cure. Ah, pensavo punk. No, perché devo dire, alla fine io ascolto la stessa musica che ascoltavo da bambina, andando poco avanti, diciamo, e quindi sì, tendenzialmente i Cure. Ah, ok. Se potessi prenderti un mese di vacanza, sì, dove andresti? Non vale potessi... il tempo. No, potessi proprio andare dove mi pare, libera da tutto, farei un grande giro di nuovo per la Scozia e l'Irlanda. Ah, ok, quindi in tour, non di relax. No. Io non mi rilasso mai, non ho proprio, non ce l'ho nel DNA. E quale libro porteresti con te in questo tour, in questo viaggio? Allora, intanto io dico sempre questa cosa, il libro che ancora devo leggere, quindi vorrei, mi piace essere stupita da cose nuove. Poi però se mi devi dire, mi chiedi qual è il libro del mio cuore, dell'infanzia, di tutta la vita, ti dico Il Mago di Oz. Ah, bello. Se non rimaniamo nel mondo delle fiabe in un certo modo. Sì, sì. Infatti c'è dentro, c'è in Villains, c'è la strega di Oz. Ah, ok, ok, ok. Sì. Ok, quando viaggi provi cibo locale oppure ti rifugi in fast food? O il primo posto che tiene scritto sopra Italia, ciao mamma, bella pizza. Cibo localissimo. Infatti sono riuscita a mangiare delle cose veramente allucinanti nella mia vita. Tipo? grilli. Interiora estreme, diciamo. Lumache ripiene di Rochefort, che erano anche buonissimo, devo dire. Insomma, sì, provo tutto. Ma questo fatto che fanno le farine di grilli a te non ti spaventano? No, cioè, mi dispiace un po' per gli animali, perché sono un po', insomma, però ho mangiato veramente delle cose terribili nella mia vita. non mi spaventa niente. Piatto preferito in assoluto, non mi dire grilli, se no mi scollego. No, non ti dirò grilli, anche perché non sarebbe oggettivamente vero, perché i grilli sanno di niente. Io penso alla pizza.
Ok. Ma in generale c'è una pizza che tipo quando prendi pizza... No, l'impasto della pizza, poi sopra mi ci puoi mettere di tutto, ma è l'impasto proprio della pizza. La facciamo alla americana con dentro pasta e fagioli e polpette. Guarda, io non ho dignità, se devo mangiare l'americana con pasta, fagioli, polpette e anche ananas dentro, mangio anche quella, basta che sia pizza. Ok. Piatto preferito in assoluto? La pizza. Ok, l'avevamo già detto forse. Cosa non puoi mai mancare nel tuo frigo? La pasta madre? Ah, oh, giustamente. A tavola, meglio birra o vino? Birra. Ok, la mattina, caffè, cappuccino oppure tè? Cappuccino. Ah, ok. Le piccole cose che ti fanno sorridere? Allora, intanto gli animali tutti. Sempre, qualunque cosa, io sono quella che per strada fa lo stalking ai cani e quindi in realtà li amo tutti più o meno, soprattutto se sono vecchi e io rido sempre, mi fa ridere tutto, voglio una cosa che mi piace proprio è ridere, è una cosa di cui ho un gran bisogno anche quando scrivo e quando leggo. Invece una o due piccole cose che ti fanno arrabbiare? Devo fare la selezione perché lì sono 10.000. Ma in realtà è principale, cioè fanno tutte parte di una grandissima macro categoria che è quella dell'essere, diciamo, di voler fare i furbi, tutta la parte di quelli che fanno tutto il fare i furbi, tutto il pianeta del passare avanti in fila, del voler essere, come dire, svicolare dai doveri, tutto quel pianeta lì. Il pianeta furbizia. Esatto. L'ultima cosa che hai imparato a tue spese? Che bisogna farsi controlli medici, tanti, 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 subito tutti. È vero, fatevi i controlli che servono. Sì. È meglio sapere che non sapere. Inquinamento, secondo te, i problemi più grandi da affrontare quali sono? Allora, posto che io faccio un altro mestiere e sono ignorante come una capra in merito, però è un argomento che sento molto. E la mia personale lotta, ma è una cosa dovuta anche al fatto che io, più che ambientalista, ma non perché non mi interessi l'ambiente, perché sono ignorante, sono animalista, la mia grande lotta sono gli allevamenti intensivi, quelli proprio no, come dire, fanno malissimo al pianeta e fanno malissimo alle bestie, quindi quelli andrebbero chiusi tutti, secondo me. Sì, a cosa saresti pronta a rinunciare per ridurre l'impatto ambientale? In realtà io cerco di ridurre al massimo quello che posso a livello di impatto ambientale, nel senso che faccio tutto quello che un essere umano medio, tutto quello, non tutto quello che, diciamo, cerco di fare tutto quello che un essere umano medio può fare, però l'essere umano medio può poco se poi l'industria e i grandi produttori di inquinamento non fanno niente, quindi andrebbe, come dire, ripensato il sistema più che altro, secondo me. Certo. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Dipende da noi. Dipende tantissimo da noi, perché io non credo che sia impossibile ritornare indietro da sto casino, però bisogna che lo vogliamo fare. E davvero io non parlo del casino soltanto ambientale, parlo del casino in generale, tutto quello che sta succedendo in questo momento è frutto delle scelte e non ci è capitato in testa perché siamo sventurati e si può tornare indietro dalle scelte non fatte male, diciamo, e prendere delle decisioni migliori. Quindi spero tanto che si prendano delle decisioni migliori d'ora in poi e che di conseguenza, e ho anche fiducia, devo dire, nelle nuove generazioni, che non mi sembrano tutte un branco di imbecilli, scusa il francese, e spero che siano più bravi delle generazioni precedenti nel decidere cosa fare del mondo in cui viviamo. Ok, arriva la fine del mondo, è colpa di una strega cattiva o cosa? Allora, io sto per difendere le streghe cattive, quindi ti parlo dal punto di vista di una che è strega cattiva un po' nell'animo e ti dico no, non c'entra niente la strega cattiva, sono le circostanze, sono gli eventi, sono tanti piccoli elementi
che fanno arrivare la strega cattiva dov'è. Ok, devi scegliere Biancaneve oppure Frozen. Oddio, allora, posto che non avendo figli, Frozen l'ho visto mezza volta e mi ci sono forse anche abbioccata davanti, mi tocca dire Biancaneve, ma per ignoranza, non per... Ma la Biancaneve di Villains, però. Quella... Ah, ok, no, non una Biancaneve Disney. Esatto, no. E Orso oppure i Teletubbies? Allora, io ho il sogno della mia vita è vedere la versione live action di Masha e Orso con un vero orso e vedere che cosa succede. Quindi scegliamo Masha e tifiamo. Sì, per assolutamente, l'orso. In versione live action però. Però tifiamo per l'orso. Certamente sì. Secondo te, perché i tre porcellini non vivevano insieme? Sinceramente io credo che fossero tre maialetti abbastanza stupidini e quindi diciamo che probabilmente Jimmy, che era l'unico che aveva un minimo di sale in zucca, a un certo punto si è stufato di dover gestire i fratelli scemi. Ha detto vado. Hai trovato una lampada dei desideri, quali esprimi? Allora, il desiderio, qui ovviamente non vale il desiderio di esprimere più desideri, vero? No. No. Allora, forse eliminare l'imbecillità dagli esseri umani, se è un desiderio, come dire, si possono fare desideri generali, perché credo che sia la base del male del mondo, diciamo, che anche poi dopo provoca delle scelte idiote, eccetera, eccetera. E quindi, e poi sì, ce ne sono diversi desideri, diciamo, quelli per il pianeta sono tanti, quelli egoistici sono diversi. Tipo, non lo so, mangiare pizza all'infinito senza ingrassare. Bello, e senza nemmeno sentirti pazzi, così se vuoi puoi stare lì 4 ore senza mai fermarti. Esatto, esatto. Quale genere letterario non leggi mai? Romance. Ok. Cartaceo. Te lo dico crudo perché non ce la faccio. In realtà quando lo leggo mi viene da ridere. Non tanto i romance quelli, cioè i romance quelli proprio classici, con la povera scemetta che deve essere salvata dall'eroe. Vabbè. Cartaceo digitale? Cosa preferisci? Tutte e due. Tutte e due. Ok, non hai una preferenza verso l'uno o l'altro? No, in realtà io forse trovo più comodo il digitale, perché ho finito lo spazio in casa sostanzialmente, quindi sono arrivata a dover accedere, come dire, arrivare al digitale quasi quasi completo. Il romanzo che in assoluto ti è più piaciuto, però forse l'hai detto prima. Allora, in realtà no, ti ho detto il romanzo del mio cuore, che è Il Mago di Oz. Il romanzo, allora, io non sono in grado di farti un discorso generale, ti posso dire però il romanzo che mi è piaciuto di più dell'anno scorso, che è Piranesi di Susanna Clarke, e lo straconsiglio a tutti. No, vabbè, non fa niente. E mai comprati in base solo alla copertina? Cioè, hai visto una bella copertina? Sì, ma non lo faccio più. Ti sei pentita? Perché dentro c'era un romance. In realtà, no, allora... Attenzione, solo la copertina vuol dire anche il titolo, quindi poi dopo il romance lo individui subito, perché quando ci sono quelle cose tipo, non lo so, vento di passione tragica dell'amore, cioè tipo prendo il libro e lo lancio in aria urlando. Ecco, lui che guarda lei con una rosa tra i denti, queste cose. Esatto, si notano certe cose. Però è capitato. Sì, assolutamente, ma chi non l'ha fatto? Cioè, siamo onesti. Oppure non l'ha comprato soltanto per la quarta di copertina, che poi raccontava una storia completamente diversa da quella che c'era dentro il romanzo, o altre cose analoghe. Quello è capitato, quello mi è capitato anche a me, di leggere, infatti dopo qualche delusione giovanile, ormai quando compro i libri li sfoglio e leggo dei pezzi a caso, perché no, a volte non ti vuoi fidare. Se in un bosco e un lupo parlante ti vuole invitare a casa sua, che è una casa di marzapane, che fai? Ah, lo dici a una che ha scritto la storia dal punto di vista della strega di Hansel e Gretel? Prendo il lupo e andiamo a mangiarci la casa. Ok, perfetto. Aspetta, la prossima domanda sta più giù. Trovi la macchina del tempo, puoi fare solo un viaggio, dove vai, avanti o indietro? Indietro, nel Medioevo, perché lo voglio vedere, la medievista che sono.
Ok, ma quale parte? A patto di poter tornare a casa, però, sì, perché sì. Non ci voglio restare. È un viaggio completo, diciamo, andate in ritorno, però puoi andare oltre. Ok, allora vado a conoscere Federico II, che è il mio idolo. Ah, ok, quindi vieni a Napoli. Sì, vengo giù. La pizza. La regina Margherita, ma non lo so. Aspetti un po', arriverà. Incontri la te stessa di 10 anni. C'è un consiglio che le vorresti dare? Forse di non perdere tempo a fare cose perché si devono fare. E un consiglio invece che tutti dovrebbero ricevere, secondo te qual è? Forse lo stesso. Fate quello che volete, ma non con la testa inserita, però cercate di raggiungere i vostri obiettivi e non di fare quello che vi viene imposto e basta, perché la vita è una. L'ultima volta che ti sei stupita? Ma io mi stupisco sempre. È una, cioè sono, come dire, forse vedendo la puntata finale di Stranger Things ieri. Ok, sei rimasta stupita. Positivamente stupita o negativamente stupita? In realtà più che stupita c'è stata una piccola tragedia, ecco, diciamo, ho consumato un pacco di fazzoletti. Ah, quindi alla fine qualcuno muore, perché sento che molti dicono questa cosa. Vabbè. Non parlando più di Stranger Things, ma parlando di Alto, se potessi descriverti in 3 sole parole, quali sarebbero? Allora, precisa, dico io, mentre i miei clienti direbbero tignosa, poi credo, spero, ironica, e la terza, famelica. Perfetto. Cosa ti piace fare dopo un'intensa giornata di lavoro? Allora, io... quello che faccio sempre, ed è una cosa che mi piace un sacco fare dopo un'intensa giornata di lavoro, è portare fuori il cane e farmi un bel giro. Rilassante. Sì. Okay. E soprattutto senza guardare il computer, perché già socceca così, poi se no, non ce la posso fare. Segno zodiacale? Ariete. Credi nell'astrologia? Nel senso, non ci credo, però penso che effettivamente certe cose della dieta mi rispecchiano, ecco. Ok, ti sei mai fatta leggere le carte? Ho un amico che legge tarocchi, che è anche un autore, un mio autore, quindi sì, me l'ha letto diverse volte. Ok, cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Dico, che carino! Nessun gesto scaramantico, quindi. Hai la possibilità di vivere in una fiaba, quale scegli? Allora, Hansel e Gretel, a patto che non ci siano Hansel e Gretel, e io sono la strega e mi posso mangiare la casa. Va benissimo. ok, se tornassi... Ah no, allora, scusa, sono saltato. Credi nella possibilità della reincarnazione? Sono tendenzialmente abbastanza scettica su tutto io, quindi non lo so, sono tra l'agnostico e il... ma... non lo so, scettico. Ci scegliamo il ma. Se tornassi nella prossima tua vita come un animale, quale sceglieresti? Cane. Ok. Sono già adesso un po' cane, quindi non farei una gran differenza. Ma un cane di razza o un bel mix? Un bel mix, possibilmente, non dico di strada perché non fanno una gran vita, ma uno di quelli un po' sgarrupati. Ecco. Non vorrei essere portata al telettatore, anzi, per favore, quello no. Nessun pedigree. No, per favore, no. Potendo essere una creatura mitica, scegli unicorno, felice, basilisco oppure quale animale? Che cosa difficile. Una creatura mitologica. Allora, io sono, credo di avere molti aspetti in comune con Medusa, per la verità, sia per i capelli che per lo spirito, diciamo, sia per l'occhio cattivo quando mi incazzo. Ok. Vai, rendi tutti di pietra. Anna, abbiamo finito, chi vuoi salutare? E voglio salutare tutti i miei coautori di Villains, ringraziarli tantissimo, ringraziare ancora un'altra volta Giovanni, ringraziare Ivan di Watson che ha permesso la pubblicazione di questo romanzo e tutti, famiglia, tutto cane, marito cane. Soprattutto cane. Cane, sì, Pipino, è quello del mio profilo personale, lo vedete.
Pellegrino Tuc. Sì, lui. Ok, va bene, ti ringrazio, grazie di essere stata con me. Auguro a tutti quanti una buona serata e buon proseguimento. Grazie mille a te. Ciao.